È in corso il momento conviviale della terza edizione del raduno delle bande musicali qui a Scandale e i bambini, i musicisti, i ragazzi stanno, i signori stanno mangiando qui in un angolino di piazza De Cardona a fianco alla chiesa del Condoleo nei pressi del ristorante Ubriganti. Facciamo qualche incursione. Buonasera. Ciao. Come ti chiami? Maria. Beh, che ne pensi di questo raduno delle bande? Come vuoi? Tu di quale banda fai parte? Della Diocesi di Maria. Però sei di San Mauro? Sì. Sei la figlia del maestro? Come ti è sembrata la partecipazione a questa manifestazione? Bellissima. Sono iniziative che andrebbero fatte più spesso? Grazie. Era Maria della Diocesi di Maria, scusate la cacofonia, mentre ci spostiamo presso la banda di Ciro. Buonasera, tu sei? Sto registrando, tu sei? No, tu sei? Rita? Della banda di Ciro. Che ne pensi di questa manifestazione, di questo raduno? Pensi che sono situazioni, manifestazioni che andrebbero fatte più spesso? Sì, sì. Tu da quanti anni suoni nella banda di Ciro? 2 anni. Ah, da poco? Che strumento? Il clarinetto. Il clarinetto. Grazie. E dopo Ciro, vediamo un attimino. Siamo con le ragazze più grandi della banda Gaudiosi di Maria, quella inquadrata è una che non si vergogna per niente, è un artista a tutto campo, recita, canta, suona, balla. Chi sei? Guarda però, è maleducazione non guardare in video. Sto registrando, questo va su YouTube, ormai ti hanno visto. Ancora puoi recuperare. No, non riesco perché non c'ho i mezzi. Non ci dici niente. È diventata timida improvvisa. Dovevate vederla quando recita. O meglio, l'avete già vista sicuramente. Cambiamo tavolo. Magari siamo più fortunati in questo tavolo, siamo con Irene. Ciao Irene. Come? Dai, solo due paroline. Ciao. Ciao. Tu suoni? Ciao, tu traversi. E la band? Gaudiosi Maria. Musicale Da quanti anni suoni? Da 7. Già da 7. Quindi hai cominciato a? 8 anni. Complimenti. Che ne pensi di questa band e come hai visto le altre band presenti a questo raduno? È troppo difficile. No, mia no, lo so. Abbiamo loro messo un vlog su YouTube, va? No! Sì! Non siamo molto fortunati. Beh, andiamo dagli uomini, visto che le donne non sono molto. Sono diventati improvvisamente timidi. Siamo con Franchino Clemeno, sempre della Gaudiosi di Maria. Franchino, allora come sta andando questo terzo raduno? Sempre siamo, come dobbiamo dire, più tranquilli adesso. Soprattutto ora che si inizia a mangiare. Tu sei un veterano della Gaudiosi. Dall'inizio? No, ci stanno altri prima di me. Da quanti anni suoni? Da 9 anni. E suoni il? Clarinetto. Il clarinetto. Una manifestazione interessante. Sì, sì. Sicuramente da ripetere, che andrebbe. Da ripetere, la ripeteremo. Perché? Avremo le nostre forze. Quindi è una manifestazione che andrebbe incentivata anche dalla classe politica amministrativa dei vari. Di tutte le cose. Paesi, regioni, province, insomma. Grazie. È meglio non riprovarci con una noce perché è andata male prima. No.
Giusto merito alle donne, alle mamme dei bambini che stanno preparando e servendo decine e decine di piatti di covatelli che sta andando via come il pane. Allora, muscato per cucinare. Una battuta veloce col presidente della Caudiosi di Maria. Siamo in video. Com'è questa prima fase del raduno? Terza edizione, giusto? Com'è andato? Sì, diciamo che la terza edizione è andata benissimo, cioè non me l'aspettavo anche, perché, ma diciamo che tutto sommato adesso ci siamo abituati un pochettino, abbiamo organizzato tutto bene, abbiamo avuto il tempo, quindi c'è stata più la possibilità di fare qualcosa di più importante. E pare che ci siamo riusciti, ma stasera si termina quindi con la concertistica, ma a me fa piacere che qui tanta gente che viene di fuori, tanti ragazzi, tanti nostri giovani stanno vivendo un momento particolare, un momento di stare insieme, un momento di crescita, un momento quindi per assaggiare soprattutto le nostre pietanze, quelle del nostro paese, non solo, quelle della provincia di Crotone. Quindi posso dire che sono veramente soddisfatto. Mi auguro che ci sia il sostegno di tutti, come l'abbiamo avuto da tutta la popolazione, ma che ci sia soprattutto il sostegno a livello istituzionale, perché questo qui è la kermesse a scandale, deve essere quindi una tradizione che va confermata anno per anno, visto che abbiamo una tradizione del 1863 che portava a scandale come le prime organizzazioni, le prime bande d'Italia. Grazie. Gino non è voluto entrare in polemica, ma sappiamo che a tutt'oggi non ha avuto di fatto sostegno da parte delle amministrazioni che potevano darlo, e quindi speriamo che questo sostegno arrivi e non sia la banda di scandale, insomma le casse della banda di scandale a doverci rimettere, anche se poi di fatto non è un rimettere, vista la gioia, la partecipazione, insomma l'allegria che sta portando questa manifestazione qui nella cittadina collinare crotonese. Sono arrivate anche le forze dell'ordine, tanto per dare un carattere più, ancora più istituzionale alla manifestazione, e per ora chiudiamo qui.